Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidale e oggi siamo qui con questo nuovissimo video dove vedrete un attacco con tutte le truppe del gioco. Me l'avete chiesto voi nei commenti, quindi visto che mi sembrava un'idea carina e un'idea originale, ho deciso di farlo. Ringrazio il mio clan, il mio capo clan Tiziano per avermi donato il golem livello 5 e lo saluto anche. Il mio clan come al solito è clan unici, vabbè, se volete entrare dovrete essere livello 100 più con le truppe al massimo. Se no abbiamo anche un'accademia, si chiama Unici 1.0, andiamo subito a cercarla. È un clan abbastanza bello per livelli 70 più, quindi se siete livello 70, 80, 90 potete entrarci e vabbè, è un clan molto molto carino. Ci sono dei livelli 100, così è un clan abbastanza serio. Ricordiamo che è un'accademia, quindi quando crescerete poi potrete anche entrare nel clan madre. E niente ragazzi, diciamo che ho perso già abbastanza tempo in chiacchiere, possiamo procedere subito con il replay. Vedete, veramente una cosa epica, no? Abbiamo, cioè, guardate quante truppe qua ci sono, una cosa fantastica. Andiamo subito con il replay. Ho attaccato un municipio livello 9, il giocatore, come state vedendo, era un giocatore inattivo, quindi ma la maggior parte dei soldi in miniere e negli estrattori. Avrei tranquillamente potuto rubare tutto con i soliti barbari, i soliti arcieri, però vabbè, avevo queste truppe, quindi ho deciso di attaccarlo. La mia strategia era di mettere il golem e di mettere i giganti per, diciamo, assorbire tutti i colpi delle difese, e in un certo senso ha funzionato. Poi dietro gli ho messo tutto il resto, un po' a caso, diciamo. E vabbè, pensavo di fare un fail della Madonna, ma non è stato così. Vabbè, lasciamo stare il bottino che non ho rubato tutto, però sono riuscito a fare 2 stelle. Adesso guardiamo qui la potenza del golem a livello 5, cioè una cosa epica secondo me, non vedo l'ora di farli perché secondo me sono una delle unità più forti del gioco, soprattutto combinati ai maghi. Vedo degli attacchi fatti dai campioni che fanno 100% contro vili maxati, quindi non vedo veramente l'ora di farli ragazzi, anche se ci vorrà un monte di tempo e un monte di elisir nero. E vabbè, andiamo un attimo a velocizzare. Qua dietro ho messo i pecchi, i maghi, gli stregoni, i guaritori, gli sgherri, un po' di tutto. Vabbè ragazzi, qua intanto io stavo cercando di entrare nel centro del villaggio e poi ci sono riuscito. Il nostro povero golem è morto e si è trasformato in due golemiti. E vabbè, qua intanto la regina, anche lei è andata a farfalle intorno al villaggio, poverina, non sa che deve andare a prendere un municipio. Però fortunatamente questa amica strega e questo amico guaritore si sono curati a vicenda, cioè il guaritore ha curato la strega e la strega ha distrutto il municipio. Sto sopravvalutando, cioè no, sto rivalutando, scusate, ho sbagliato il termine, anche i P.E.K.K.A. Perché comunque ragazzi non sono male, qua intanto ho preso anche 2 stelle, non sono male, stavo dicendo, anche se comunque vabbè, sono forti più o meno come un re barbaro, a seconda dei livelli, poi i livelli vari del re barbaro, vanno un attimo un po' in giro per il villaggio, quindi è difficile un attimo direzionarli, però se si sanno direzionare diventano anche forti, quindi ve lo prometto farò anche un attacco con solo P.E.K.K.A. Qua intanto era rimasta solo la regina con il nostro guaritore che era immortale. E vabbè, la regina ha distrutto quel che poteva, però poi purtroppo è finito il tempo. Andiamo un attimo a velocizzare. Qua vabbè, la regina è finito il tempo. E guardate quante truppe ha usato, cioè tutte le truppe del gioco, veramente, ragazzi. Purtroppo non ho usato tutti gli incantesimi, però mi era venuto in mente dopo di usare tutti gli incantesimi. E vabbè ragazzi, non è stato un attacco fenomenale, diciamo, però purtroppo non avrei potuto fare di meglio. Vabbè, col senno di poi sì, avrei potuto mettere meglio il golem, mettere meglio le altre truppe, però vabbè, col senno di poi sono capaci tutti. E vabbè ragazzi, se volete altri attacchi così un po' a caso, potete scrivere nei commenti quali idee avete. Lasciate un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, vi ricordo che è gratis, quindi non vi costa niente. Lasciate anche un bel mi piace alla pagina Facebook, perché lì io metto un casino di cose, sondaggi, come al solito foto, screenshot del villaggio, robe varie. E niente ragazzi, io continuerò a nerdare per diventare un municipio livello 9 al massimo e ci becchiamo nel prossimo video.